Quanto serve avere le competenze di un installatore specializzato quando si installa caldaia pellet, puffer, solare termico? Beh, segui in questo video perché vedrai come i due tecnici, Riccardo e Michele Marconati, hanno gestito tutta la vicenda. Ti sei reso conto che c'è una gran confusione in corso con i contributi pazzeschi legati alla biomassa complessa? Si parla di super bonus 110, eco bonus e il grande conto energia termico 2.0. Ma qual è il contributo migliore che fa il caso tuo? Beh, questa è una risposta importante da ricevere, ma prima hai tutto il diritto di capire quale sia l'intervento migliore per casa tua, così da avere tre cose: caldo in casa, abbassare le bollette annuali e rispettare l'ambiente. In descrizione trovi il link del modello di preanalisi, clicca, compila e vediamo assieme a casa tua la scelta migliore in quanto a riscaldamento e contributi. E intanto questo video, come al solito, te lo offro io. Ciao! Ti dicevo di seguire, mi raccomando, prima ancora mettici un bel like, commenti alla fine e non dimenticarti la campanella. Perché? Perché ti vedrai i prossimi video. Bene ragazzi, dai, gran panoramica di quello che avete fatto qua, visto che il lavoro era immane e avete fatto un lavoro super. Io ho poco da dire. Diciamo che quello che ho fatto, il più l'ha fatto la parte tecnica, l'ha fatto Michele, quindi ti lascio spiegare direttamente da lui che cosa abbiamo trovato, visto che ha documentato sia con delle foto d'archivio, sia anche con qualcos'altro. Lascio la parola a Michele che ti spiega che cosa c'era. Ma in sostanza, per organizzare il lavoro, per verificare un po' la parte di applicazione proprio del protocollo, siamo venuti, abbiamo fatto il sopralluogo, e abbiamo fatto chiaramente le foto, abbiamo valutato insieme al cliente gli spazi eccetera, e non si voleva rinunciare, e tra l'altro dovevamo anche sanare una situazione, e quindi in questo caso abbiamo fatto chiaramente tutte le misure, abbiamo segnato esattamente con del nastro dove arrivavano i pezzi, ci siamo organizzati, abbiamo preparato il disegno tecnico, abbiamo guardato le schede della macchina e quindi quando siamo arrivati eravamo già pronti. Sostanzialmente qui in questo caso riusciamo a chiudere e sanare una situazione dove chiaramente la caldaia in un bagno non può andare. Adesso il cliente chiuderà con una parete array e con una porta tagliafuoco, così gli abbiamo anche sistemato una situazione che non era al top. Puoi notare alla finezza quello che diceva Michele adesso. Sono stati inseriti vari livelli con il nastro carta, in modo che poi anche i ragazzi, quando vanno a operare direttamente sul cantiere, non possano esserci errori, dato che più persone, come visto, stanno operando all'interno del cantiere, è facile che ci possa essere una mal comunicazione. Allora, in quel caso, scrivendo direttamente sul muro, una cosa semplice, un piccolo dettaglio, ma che ti fa capire la qualità alta dell'installatore. A proposito di qualità, adesso ti faccio un video come quelli soliti, dove ti faccio vedere qualità che ha sviluppato Michele, magari con due parole anche sue, e quello che sta accadendo in questo frangente di tempo, visto che dobbiamo partire io e Riccardo e andare a Ferrara. Allora Michele, due robe tecniche, puffer l'hai messo là, dimensionato, ne abbiamo parlato nel video precedente, la valvola miscelatrice termostatica serve a? Sì, il miscelatore termostatico è un elemento importantissimo per miscelare l'acqua sul sanitario, e quindi è previsto tra l'altro anche dalla normativa sulla biomassa, e quindi siamo sicuri di fare le cose fatte bene e che il cliente avrà sempre il comfort sul sanitario. Okay? Poi qui sostanzialmente abbiamo diviso l'impianto in due zone, la pompa del piano primo, la pompa del piano terra. Abbiamo sostituito dei collettori che non erano appositi per il riscaldamento, li abbiamo già previsti con la possibilità di integrare delle testine, perché noi ci teniamo che sostanzialmente anche con l'impianto a biomassa in generale ci sia la flessibilità poi anche per lavorare sulla termoregolazione dell'impianto, quindi poi possiamo andare a parzializzare zona per zona e gestire le temperature. Scelta dei materiali sempre accurata da parte di Michele, abbiamo tubo in acciaio e carbonio per il riscaldamento, poi? E abbiamo del multistrato per il sanitario. Perfetto, lì ci sono anche...